Buona giornata e bentornati a Mattina 24 Live. A meno di una settimana dalla ripresa dell'attività scolastica, almeno per quanto riguarda il personale docente e non docente, continua a forte la polemica inerente il Green Pass proprio nel settore della scuola. E naturalmente di questo si è fatto carico non solo l'Associazione Nazionale Presidi, che ha mostrato delle perplessità, ma anche le organizzazioni che fanno capo ai dirigenti scolastici, come ad esempio il presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, che ha inviato una lettera al Premier Draghi e al Ministro dell'Istruzione, chiedendo al governo stesso di adottare alcune misure urgenti prima dell'inizio dell'attività, come ad esempio disciplinare il caricamento dei dati relativi a vaccinazioni e immunizzazioni e naturalmente poi esenzioni su piattaforma interistituzionale da rendere accessibile alle segreterie scolastiche per il controllo del Green Pass. Il controllo è impraticabile, spiegano i dirigenti scolastici, per tutte le ore di funzionamento e non si può pensare che il personale delegato sia tutti i giorni lì a controllare le diverse certificazioni. Certo, questo è sicuramente un problema che va risolto, anche perché ieri proprio lo stesso Ministro dell'Istruzione Bianchi ha messo in evidenza anche come bisognerebbe tornare in presenza, ma anche attuando delle misure così come previsto dal Comitato Tecnico Scientifico. Intanto, per quanto riguarda invece la Puglia, c'è da mettere in evidenza che è stata completata la prima dose per quanto riguarda il vaccino con una percentuale del quasi 95%. La popolazione scolastica pugliese ha acquisito la prima dose vaccinale e una percentuale del 95%. A darne notizia è stato il governatore regionale pugliese Michele Emiliano, a cui ha fatto seguito anche la dichiarazione dell'assessore alla sanità Lopalco. Il vaccino è la più importante arma che abbiamo per superare i rischi della pandemia. La nostra regione ha risposto sin dall'inizio alla campagna e questo ci consente di essere stabilmente in cima alla classifica delle regioni con la migliore capacità vaccinale. Intanto, sul piano del Green Pass, il ministro dell'Istruzione Bianchi avverte che chi non avrà il certificato verde verrà sospeso dal lavoro. Abbiamo regole chiare che abbiamo seguito unitamente alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Coloro che hanno il Green Pass sono dentro la scuola e saranno presenti dall'inizio di settembre. Mimmo Siena, World News 24. E la questione dedicata anche all'Afghanistan, mentre proseguono le polemiche a distanza tra talebani e Stati Uniti sul ritiro definitivo delle truppe. Gli Stati Uniti vorrebbero aumentare un po' il loro invio, considerando che sono ancora molte le persone che si trovano ancora in attesa di poter partire dall'aeroporto di Kabul in Afghanistan, mentre oggi si svolge un interessante G7 convocato dall'Europa con diverse distinzioni, c'è chi è favorevole e chi è contrario, come nel caso del premier ungherese Orban, che da sempre è contro la presenza dei migranti nel suo paese. Dice Orban, che ha rilasciato un'intervista radiofonica, occorre evitare che i profughi lasciano la regione, evidenziando l'importanza di sostenere la Turchia, che avrà un ruolo fondamentale. Tra l'altro, il commissario europeo Gentiloni dice che l'Unione Europea deve lavorare sull'accoglienza e sulle quote di immigrazione e deve farlo anche togliendosi l'alibi della unanimità per quanto concerne le decisioni. La materia è abbastanza tosta, per cui è chiaro a tutti, anche a chi di queste cose non ne capisce, che è una situazione certamente non semplice e che avvenuta in poco tempo l'arrivo dei talebani a Kabul ha creato una sorta di raffreddamento anche a livello di relazioni diplomatiche tra i diversi attori in conflitto, ossia Stati Uniti, Europa e ovviamente anche chi governava fino a qualche giorno fa l'Afghanistan.
Torniamo alle vicende di casa nostra. Adesso vi raccontiamo una bella storia che arriva da Cerignola del Poggiano e che riguarda un'associazione locale che sta mettendo in campo un interessante progetto riguardante i minori cosiddetti a rischio, ma soprattutto anche di credere nella legalità. Prosegue il progetto Terre di Talenti a Cerignola nel Foggiano, finanziato dalla Regione Puglia e promosso da una locale associazione di volontariato Emmanuel. Terre di Talenti, questo è il titolo del progetto, vede protagonisti ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 18 anni, che si sta svolgendo presso un bene confiscato alla mafia. L'associazione si avvale anche della partnership di le numerose scuole, tra cui l'Istituto di Istruzione Superiore Righi, l'Istituto Comprensivo Don Bosco Battisti. Per il presidente della locale associazione, Scardinio, crediamo fortemente in questi interventi che promuovono la legalità, intesa come educazione alla corresponsabilità, sociale. Siamo entusiasti con cui il progetto è stato accolto, favorendo dunque la rete dell'associazionismo. Mimmo Siena, World News 24. E visto che in apertura di Mattina 24 Live abbiamo parlato della situazione inerente alla scuola, ci torniamo, ma stavolta a livello universitario, perché con una circolare che è stata firmata dalla curatrice dell'Università di Bari, l'Ateneo Barese ha avvisato che in continuità con le misure adottate per tutelare la condizione legata all'emergenza sanitaria dal 1 settembre e fino al 31 dicembre, tutto il personale universitario è tenuto a esibire il Green Pass. L'accesso sarà interdetto a coloro che non saranno in possesso di ciò e l'assenza sarà considerata ingiustificata. Ecco, come vedete, insomma, anche i sindacati sul tema lavorativo hanno detto la stessa cosa. Adesso anche l'Università di Bari si adegua, anche perché, insomma, a decorrere dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non ci sarà né retribuzione né compenso alcuno. Quindi è una situazione tutta in divenire, vedremo un po' le cose come andranno. Adesso ci spostiamo a Manfredonia perché è tornato nella terra d'Auna Michele Mirabella, noto conduttore televisivo, ma anche autore di un libro importante dal titolo Quando c'è la salute. Il nostro inviato Saverio Serlenga lo ha intervistato. Questa è la prima parte dell'intervista, la seconda l'ascolterete domani. Sentiamo che cosa ci ha detto. Dottor Mirabella, quando c'è la salute c'è tutto, ma come stiamo oggi all'indomani di questo brutto momento? Intanto non è ancora l'indomani. Speriamo che l'indomani si stia affacciando nel tempo nostro. Quando c'è la salute è un modo di dire. In realtà questo titolo è stato dolcemente imposto dalla RAI, che lo ha preferito al mio sottotitolo che ancora campeggia sulla copertina del libro, che dice così: la vita è fatta di cose vere e di cose supposte. Totò, eh? Le cose vere le conosciamo e le mettiamo qua. Le supposte dove le mettiamo? Questo era Totò. Straordinario, però giustamente a questa goliardata che ha fatto molto ridere il mio amico Arbore. La RAI ha opposto una più seriosa definizione per il titolo e ha detto quando c'è la salute. Quando c'è la salute è la sintesi di una considerazione che la medicina, quindi lo strumento per curare la salute, è antica quanto l'uomo. È nata la medicina subito dopo il vagito del primo uomo, che ha cominciato a dire oddio, come posso fare a farmi passare il male al piede? E da quel momento è iniziata la storia della civiltà. Ed eccoci alla pagina sportiva di questa mattina. Innanzitutto apriamo con il calcio perché ieri si è completata la prima giornata di campionato con due
posticipi importanti. Cagliari Spezia è finita 2-2, gli spezzini erano avanti, i due reti sono fatti rimontare con una doppietta di Joao Pedro, mentre il Milan per il momento inizia bene il suo campionato battendo la Sampdoria per una rete a 0. Importanti novità invece sono arrivate anche per quanto riguarda la pallavolo Serie C femminile, con un nuovo acquisto, ma in realtà è un ritorno in terra d'Ovanto per una giocatrice che ha lasciato il segno in B1 donne, Federica De Toma. Per la pallavolo Cerignola Serie C Volley donne, la penultima settimana di agosto comincia con un nuovo volto in arrivo, ma in realtà è un ritorno. Federica De Toma, che a Cerignola è ben conosciuta in quanto ha messo in evidenza e vestito la maglia della Fenice Libera Virtus e i fasti della Serie B1. Ora, dopo le esperienze di Porto San Giorgio e Adriatica Trani in B2 e Oria, ritorna nella terra d'Ofante. L'entusiasmo contagioso nelle sue prime parole si fa sentire. Tra me e la pallavolo Cerignola ci sono sempre stati negli anni grandi stime e rispetto reciproci, ha detto Federica. Per questo e per tanti motivi ho accettato la proposta della società. Non vedo l'ora di vestire questi colori e dare ogni giorno il massimo con le mie nuove compagne di squadra. Quasi completato il roster, manca ancora qualche tassello, ma per l'inizio del ritiro fissato a settembre tutto sarà pronto per l'ennesima avventura a caccia della B2. Mimmo Siena, World News 24 Sport. Bene, è cominciata un'altra giornata di informazione, come avete visto, quindi adesso noi andremo a lavorare per preparare poi le notizie che domani vi racconteremo come sempre a mattina 24 live. Grazie di averci seguito anche oggi, vi aspettiamo domani, vi ricordo che poi con il passare dei giorni vi presenteremo il nostro palinsesto 2021-2022, prima di arrivare poi al nostro compleanno l'8 settembre. Per il momento grazie di averci scelto anche questa mattina, buona giornata, a domani.